ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sarà un avvicendamento nella continuità, quella al comando della Compagnia Carabinieri di Fermo, in cui il tenente colonnello Nicola Gismondi lascia il posto al tenente colonnello Mirko Buccolini, classe 1972. Gismondi cambia incarico ma non sede, perché affiancherà come vice il comandante provinciale Gino Domenico Troiani e resterà in stretto contatto con il suo successore. In realtà è l'incarico di supporto nella gestione del comando provinciale del comandante e della segreteria del comandante, e quindi un incarico più meno emergenziale, meno connotato da criticità, quindi da emergenze, ma più regolare, ma altrettanto importante, perché dovrò coordinare tutta l'attività di l'azione di comando dal punto di vista gestionale, burocratico, infrastrutturale, delle operazioni, della logistica del comandante provinciale. Io spero di aver lasciato pochi canali aperti al successore, e spero di aver lasciato una compagnia dinamica, una compagnia ben assestata, una compagnia e un motore pronto a reagire agli stimoli, positivamente agli stimoli del nuovo comandante, a cui auguro ogni successo e ogni bene personale e professionale. Mi aspetto di fatto di continuare nel solco tracciato dal mio predecessore. Sono arrivato ieri, quindi sto prendendo conoscenza del territorio, delle sue peculiarità, quindi di quello che lo caratterizza dal punto di vista della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico. Sto facendo la conoscenza dei carabinieri, che poi è la risorsa più preziosa che noi comandanti abbiamo per cercare di affrontare le sfide che quotidianamente ci giungono e dare una risposta alle esigenze di sicurezza della collettività.